Che faccia sconvolta? No, che hai fatto? Mi sono rasato. E basta? Così direi che è molto scuro. Ok, per capire come mai la mia testa si è ricoperta di inchiostro nero, ma soprattutto come mai Alberta ha questa faccia sconvolta, bisogna tornare un pochettino indietro. Ciao, io sono Jaser e chi mi segue già da diverso tempo sa che sto perdendo i capelli ed è una tematica di cui parlo abbastanza frequentemente. Faccio invece un brevissimo riassunto per chi non mi conosce. Da metà 2018 ho iniziato a notare un diradamento dei capelli e da lì in poi ho sempre visto peggiorare, fino a quando ad agosto 2020 decido di rasarmi a zero, uno per esorcizzare questa paranoia di diventare pelato e due per vedere effettivamente come sarei stato da pelato. Quel gesto diciamo che mi ha un po' aiutato nel breve termine, poi la paranoia è tornata. In ogni caso da lì in poi ho sempre tenuto un taglio molto corto e la cosa che mi fa davvero strano è che se io oggi riguardo foto e video di 2 anni fa mi vedo con un sacco di capelli, ma ricordo perfettamente che in quel periodo la vivevo malissimo, mi vedevo praticamente già pelato, cosa che invece mi succede ora. Tutto ciò è per ribadire ancora una volta che è tutta una nostra fissa mentale. L'immagine che abbiamo di noi stessi è totalmente distorta. Nonostante ciò, continuo a viverla un po' male. Se io adesso mi guardo allo specchio, vedo un enorme peggioramento della mia situazione e non mi fa stare benissimo. E probabilmente fra 2 anni, quando riguarderò questi video, penserò: beh, ma non ero messo così male. È un circolo vizioso. E quindi, per spezzare questo circolo, oggi ho deciso di fare la tricopigmentazione. È più di un anno che ci penso, che sono indeciso. Non sono mai stato del tutto convinto perché le foto e i video che vedevo, non lo so, percepivo sempre qualcosa di finto. Finché un giorno per caso mi è apparso su Instagram un lavoro di tricopigmentazione di tale Augusto Mirko Di Lascio. E a colpo d'occhio pensavo che fosse una foto di una persona rasata. Poi, guardando il profilo, ho visto che era una persona che faceva tricopigmentazione. Ho detto: cacchio, ma questo effetto è super realistico. Così l'ho contattato, ci siamo sentiti e abbiamo preso appuntamento per oggi. Siamo per farlo. La grande domanda che mi faccio è: mi starà bene? Funzionerà su di me? Ma soprattutto, quanto fa male? Non lo so. Adesso vi porto con me e lo scopriremo insieme. Andiamo. Così mi sono diretta ad Albiate in Viale Lombardia al Puro Make Art, studio dove, tra i vari trattamenti estetici, Augusto pratica la tricopigmentazione. Ciao! Ciao! Piacere. Si inizia. Giustamente, prima bisogna rasare. A zero? Lo faccio dal 2020. A questo giro però ero preparato. Ormai so bene come sono da pelato. Anche se in realtà abbiamo rasato a 0,8 mm, non a pelle. Eppure. Fatichi a riconoscerti. Potresti abituartici, però sì. A colpo d'occhio fa strano. Ammettiamolo, ci sono certe cose che anche se già conosci, sono pur sempre dei duri colpi da incassare. Poi con la tricopigmentazione andiamo a riempire tutte queste zone qui. Quindi cosa facciamo? Ricostruiamo il tuo hairline e poi si va a infoltire fino al vertice. Tu hai già un'ottima situazione, comunque hai tanti capelli. Questa è la lunghezza che andrebbe tenuta o leggermente di più? No, questa è una buona lunghezza per te. Come potete notare, la mia preoccupazione fin da subito era quella di dover tenere d'ora in avanti un taglio rasato anziché corto. Semplicemente non mi sentivo ancora pronto. Andiamo con lo step 2. Questo è il pigmento, dopo tramite un ago specializzato proprio per il cuoio capelluto andrò a fare un deposito puntiforme che simulerà proprio l'apice del capello in crescita. Credo sia arrivato il momento che vi spieghi cos'è la tricopigmentazione. Da Wikipedia, è una tecnica di dermopigmentazione che crea un realistico camouflage di capelli permanente o semipermanente. È una pratica estetica che ha lo scopo non di curare la calvizie da un punto di vista medico, quanto di prendersene cura da un punto di vista estetico. E qui voglio fare una precisazione. La tricopigmentazione è un effetto visivo, non è un trapianto. Non ti sta andando a inserire dei bulbi da cui poi cresceranno i capelli. Ci tengo a specificarlo perché Augusto mi ha raccontato di gente che ha finito il trattamento e dopo un mese gli fa: ma come mai continuo a vedere dei puntini neri e non crescono i capelli? Perché sono pigmenti. Non capelli. Vabbè, passiamo al concreto. Quanto dura questo trattamento? Dipende. Più sedute facciamo, più depositi io eseguo e quindi verrai sempre più folto. La prassi solitamente è 2 sedute a distanza circa di 24 ore più una terza dopo un mese. Ci sono però da tenere in considerazione diversi fattori. Bisogna farlo in più sedute proprio per vedere man mano la tua pelle come reagisce al pigmento. Quindi il numero delle sedute è soggettivo. Nel tuo caso, un totale di 4 sedute dovremmo farlo. Ok. Spoiler.
spoiler, ci sono volute più di 4 sedute, ma più avanti capiremo il perché. Questo è un mix, serve per miscelare il pigmento base con un altro tipo di pigmento che ti dà più stabilità. Ok, perfetto, molto interessante, ma veniamo alle domande importanti. Quanto fa male? È soggettivo, c'è chi si addormenta, diciamo che nella prima seduta sono tutti un po' tesi. Esattamente, perché sviene o perché si rilassa? Quanto dura una seduta? Nel tuo caso 3/4 d'ora. Dopo aver appreso che nei prossimi 45 minuti probabilmente soffrirò abbastanza, la prima cosa da fare è quella di disegnare l'airline per capire come fare un effetto naturale. Infatti potete notare che Augusto non è andato ad abbassarmi la mia linea o farmi un'attaccatura dritta, che sarebbe del tutto innaturale. Quello che andrà a fare è infoltire quella che è già la mia linea naturale. Quindi ricreerò proprio una sfumatura interna, esterna, leggerissima per i primi 4-5 mm, dopo diventerà più folta in modo tale da uniformare il resto dello scalpo. Ottimo, tutto chiaro, quindi andiamo con la fase 3. Pronto? Sopportabile. Fastidioso, però non troppo doloroso. Hai metto i punti più fastidioso di altri. Sicuramente non piacevole. La sensazione che provi è come se ti stessero bucherellando con dei piccoli spilli, che poi in realtà è esattamente quello che sta succedendo. Vedendo queste immagini, qualcuno potrebbe pensare che la tricopigmentazione altro non è che un semplice tatuaggio. E in un certo senso è così. Infatti, questo trattamento spesso viene anche chiamato tatuaggio capelli. E allora, anziché andare da uno specialista, perché non andare da un tatuatore? Il pigmento e l'ago sono specializzati proprio per fare questo lavoro. Quindi, a differenza di un tatuaggio, il pigmento non si espande, non gira di tonalità. La formazione non è quella del tatuatore, ma ci sono dei corsi proprio specifici per diventare tricopigmentista. Infatti, l'ago del tricopigmentista è molto più sottile di quello del tatuatore. Inoltre, entra meno in profondità e lascia un quantitativo di pigmento inferiore. Ah, ecco, una cosa da tenere in considerazione, a differenza di un tatuaggio, è che questo trattamento però non dura per sempre. Già il primo anno 40% del trattamento va a sbiadirsi, necessiti di un ripasso una volta l'anno. Per tutta la vita o poi eri una certa che non hai più bisogno? Ma diciamo che si allungano sempre un po' di più i tempi del ripasso, perché la pelle trattiene nel pigmento. Poi ovviamente dipende da persona a persona in base a come la propria pelle reagisce, ma in ogni caso si tenderà sempre ad utilizzare e ricercare un pigmento che sia il più possibile stabile e reversibile nel tempo. E il motivo è molto semplice. Sono più tollerati dall'organismo, riesci a monitorarlo e quindi riesci ogni volta a fare dei ripassi per riportarlo alla bellezza originale. Effettivamente il nostro corpo cambia negli anni, no? Quindi la trico che mi è stata fatta adesso con 27 anni, magari quando ne avrò 35, potrebbe non funzionare più così bene. Rifacendo il ripasso ogni anno più o meno, si può andare ad aggiustare il tiro e far sì che l'effetto sia sempre il più naturale possibile. Riesci a vedere questi micro puntini, questi micro depositi? Questi qui andranno a infoltire proprio tutto il suo airline. Ho rispettato anche la sua punta qui davanti. Ok. La prima seduta è molto leggera. Ah! Adesso ho tutta la testa che mi pulsa un pochettino, quindi ci vediamo domani per la seconda seduta. Così è come si presentava la mia testa dopo la prima seduta. Onestamente non vedevo alcun tipo di miglioramento, però bisogna anche dire che eravamo al 10% del trattamento. Pronti per la seconda seduta, diamo un'altra bella ripassata. Come va? Hai avuto qualche fastidio ieri sera? No. Ieri sera no, ma quella mattina in quella seduta, porco Giuda, che male. Il fatto è che la pelle era decisamente più sensibile e sulla nuca era sopportabile, sulle tempie, raga, vi giuro, mamma mia che male, bruttissimo. Oggi è disagio. A questo punto Augusto mi ha spiegato che nei giorni del trattamento la testa non va lavata, poi per una settimana non dovrò né sudare, quindi no sport, no sauna. Piccolo off topic, questo è il motivo per cui nei vlog settimanali feci la settimana in POV, perché non volevo riprendere la testa ma non potevo nemmeno coprirla. Inoltre mi ha indicato due prodotti da dover applicare durante la settimana. Questo devo usarlo per quando mi lavo e questa come crema due volte al giorno. Però ho un dubbio specifico per l'igiene intima femminile. Ma cosa mi sto mettendo in testa? Me l'ha detto, eh? Che per la vagina. Infatti quando la farmacista l'ha detto, devo metterlo in testa. Ma guarda tipo,
Ok. È un antibatterico per la pelle, quindi sì, è solo che fa strano. Quello stesso pomeriggio ho deciso di andare in ufficio senza dire niente a nessuno e vedere la loro reazione. Che faccia sconvolta. No, che hai fatto? Mi sono rasato. E basta? Sì, perché? No, hai più capelli. Ho più capelli? Sì, di brutto anche. E teniamo conto che siamo solo all'inizio del trattamento, quindi questa reazione mi ha fatto promettere molto bene. È passata una settimana, non ho avuto particolari rossori o pruriti, tranne tipo ieri e l'altro ieri qua sopra un po' che mi dava fastidio, come se fosse tipo un brufolo. Io vorrei tenere questa lunghezza qua. L'unica cosa è che attualmente si vede lo stacco. Quello che non avevo considerato è che il pigmento, per essere naturale, non può essere troppo scuro. Quindi il capello va tenuto rasato e non corto. Sciocco Jason del passato. Ma ripeto, il problema è che non mi sentivo ancora pronto per un taglio rasato. Sono passate 2 settimane, stiamo andando a fare la terza seduta. Ricordate quando Augusto disse: soggettivo. Perfetto. A quanto pare si è reso conto che il pigmento non stava reagendo alla perfezione, così ha deciso di aggiungere delle sedute in più perché ci teneva che il risultato finale fosse perfetto. Si parte con il round 3. Nel mio caso il trattamento è un po' più complicato perché, essendo che comunque ho ancora una discreta quantità di capelli nella parte alta, il pigmento deve matchare con i capelli veri. Quindi bisogna fare un po' più di sedute per capire se sta funzionando. Paradossalmente, se non avessi neanche un capello, già dopo la prima seduta noti un forte cambiamento. Inoltre io ho la pelle un po' secca e grassa e quindi il pigmento non attacca bene. Perciò andiamo avanti di altre 2 settimane e siamo alla 4ª seduta. Non ho nessuna voglia di farmi bucherellare la testa. Ciao, come va? Considerazione su come sta andando il trattamento? Direi molto bene, il pigmento rimane stabile, non si espande, anche la tonalità è giusta, quindi è tutto nella norma. In alcune zone la pelle risulta un pochino rigida e quindi tende a fare un po' fatica. La pelle ci mette 30 giorni a cicatrizzare, poi si stabilizza, quindi è meglio allungare sempre un pochino il trattamento. Per me semplicemente è più tempo e più materiale da utilizzare, però sinceramente ce l'hai in testa, quindi deve essere un lavoro fatto benissimo, non bene. Sentire queste parole mi ha fatto molto piacere perché fa capire quanto Augusto sia un vero professionista che ci tiene davvero al risultato finale del suo lavoro, perché alla fine è come se fosse una sua opera. Io ci vedo anche una figura artistica all'interno del tricopigmentista. Oggi è stata una seduta un po' bonus, nel senso che ha giusto coperto qualche bucherello qua e là. Il fatto è che comunque adesso io i capelli li ho un po' più di 2 millimetri. Temo che sia troppo lungo. Per far sì che l'effetto funzioni bene bisogna tenere 1 millimetro. Niente, continuo a ostinarmi a voler tenere i capelli corti e non rasati. Ma era tempo della 5ª seduta, quindi rasiamo a 0.8 millimetri e vai che si bucherella. A questo giro però abbiamo deciso di abbassare leggermente l'attaccatura sulla parte destra, così da avere più equilibrio tra le due parti. Sono passati praticamente 2 mesi da quando abbiamo iniziato il trattamento. Oggi e domani abbiamo le ultime 2 sedute. Già così è un ottimo stato. Effettivamente però bisogna un pochettino ritoccare la parte qua dietro. Andiamo a concludere. E voilà, siamo giunti al termine di questo trattamento. Considerazione finale, io ne sono super soddisfatto. Penso di aver risolto un grande disagio. Nell'ultimo periodo, ogni volta che mi guardo allo specchio, non penso: oh mio Dio, sto perdendo i capelli. Ed è una cosa che negli ultimi 2 anni mi capitava di fare ogni giorno, anche più volte al giorno, e spesso ci stavo anche molto male. Quando vedevo i buchi in testa, vedevo i diradamenti, vedevo le riprese dove mi mancavano i capelli, non mi faceva piacere, mi vedevo brutto. E devo dire che adesso, così, mi piaccio. Mi sembra di avere un aspetto più giovanile ma maturo allo stesso tempo. Per tutto il video ho detto che non mi sentivo pronto di avere un taglio rasato, no? Ed è così. Ma quello che ho imparato è che ci sono cose per cui non sarai mai realmente pronto. Eppure, quando accadono, possono essere piacevoli. Poi, ovviamente, mentirei se non ammettessi che ogni tanto mi manca il ciuffone. Ma più che altro è l'idea di potermi far crescere i capelli
capelli lunghi se lo volessi. Perché in realtà, ripeto, non mi vedo male, mi sento a mio agio, mi sento anche più sicuro di me a livello estetico. Ah, una cosa che ci tengo a specificare: Augusto mi ha spiegato che questo è un effetto medio-alto, però mi ha detto che se fra una settimana non dovessi essere soddisfatto, possiamo aggiungere altre sedute dove mi aggiunge altri pigmenti. Però in realtà io sono sereno così, onestamente. Ah, un'altra cosa, per correttezza vi dichiaro che questa tra me e Augusto è stata una collaborazione, quindi io non ho pagato il trattamento, ma questo lavoro, se una persona volesse farlo, sarebbe attorno ai 1.500 euro, e le sedute vanno fatte ogni 6 mesi, 10 mesi, una volta all'anno, dipende sempre da come la tua testa sta reagendo e da come te ti vedi. A quel punto ogni seduta costa 200 euro, se non erro. Personalmente questo trattamento lo consiglio, perché nel mio caso ha risolto un disagio. Quello che però ci tengo a precisare è: andate da un professionista bravo. Io vi ho raccontato come lavora Augusto e lui è molto bravo, penso sia uno dei top tricopigmentisti a livello mondiale, e non lo dico perché lo conosco, abbiamo collaborato, il risultato lo vedete. In ogni caso, se siete interessati a fare la tricopigmentazione, io vi lascio i suoi contatti qua in descrizione, così gli scrivete e vi fate una chiacchierata. Questo è quanto, io spero davvero tantissimo che questo video possa essere utile a tutte quelle persone che si trovano nella mia stessa situazione. Il mio obiettivo era in primis far conoscere questo trattamento, ma soprattutto testarlo in prima persona per capire se fosse una valida soluzione, e secondo me può esserlo. Dal vostro amichevole Jason di quartiere non più pelato è tutto, e ci vediamo con un prossimo video. Ciao.